L'argomento di oggi è l'olio di palma e il suo utilizzo. Allora, si tratta di un olio molto utilizzato nell'industria alimentare perché ha delle particolari caratteristiche che conferiscono un aspetto gradevole e anche un sapore gradevole ai prodotti in cui viene utilizzato. Però negli ultimi anni è sorta la polemica se questo tipo di olio faccia bene o male alla salute. Allora, in merito si è espressa anche l'EFSA, che è l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare che ha sede a Parma, esprimendo appunto il giudizio che alcuni derivati con dei nomi difficili, improponibili da dire in pubblico, comunque alcuni derivati di questo olio che si producono durante il processo di raffinazione sarebbero appunto pericolosi per la salute umana, per arrivare fino ad essere cancerogeni. Allora, quindi è chiaro che un piccolo contenuto di olio in alcuni prodotti che vengono utilizzati raramente non produce nessun effetto sulla salute umana. Pensiamo che questo olio viene e veniva utilizzato in tutte quelle creme spalmabili a base di cacao, senza andare poi a fare pubblicità ai prodotti commercializzati. Ecco, dovendo evitare, direi che sarebbe meglio evitare i prodotti contenenti olio di palma, anche se oramai la stessa industria si sta orientando all'utilizzo di grassi alternativi, appunto per evitare anche tutta la polemica sulla sicurezza alimentare che si è generata in questi anni.